Dai primi di giugno saranno in circolazione sul territorio cittadino 12 nuovi autobus a basso impatto ambientale. Sono solo i primi di 60 veicoli ecologici acquistati da ANM che entro fine anno si aggiungeranno al parco mezzi esistente per potenziare il servizio di trasporto pubblico su gomma. Dotati di allestimenti moderni e confortevoli, i nuovi bus Euro 6 hanno impianto di climatizzazione, illuminazioni a LED, pedane per disabili a ribalta ed un equipaggiamento che garantisce sicurezza a bordo ed informazioni ai viaggiatori. Tra le caratteristiche ci sono cabine guida antintrusione, un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso ed indicatori di percorso con l'annuncio della prossima fermata. Il costo di ciascun veicolo è di oltre 207.000 euro per un investimento complessivo dell'azienda napoletana Mobilità di 12 milioni e mezzo di euro. Sono previsti inoltre entro il 2017 ulteriori 3 finanziamenti che consentiranno di immettere in circolazione circa 200 autobus. Miriamo sull'affidabilità del sistema. Questi autobus danno il massimo delle garanzie. Sono veicoli ecologici di ultima generazione, sono Euro 6, ma hanno tutte quelle caratteristiche per il massimo comfort. Presentati questa mattina in piazza Trieste e Trento, i primi 12 saranno inizialmente impegnati sulla linea R2 e sulle linee C40 e 130. La nostra idea è quella di servire e di potenziare le zone periferiche che hanno più sofferto in questi anni e che dispongono di una minore infrastruttura ferroviaria. Gli autobus saranno localizzati per la tipologia al deposito di Via Puglie e quindi serviranno a potenziare il servizio della zona est barra Ponticelli. È in via di aggiudicazione anche la gara di 100 milioni di euro indetta dall'amministrazione comunale per l'acquisto di nuovi treni della linea 1 metropolitana che consentirà di portare a 4-5 minuti la frequenza del passaggio.